Benvenuti alla telefonata. La polizia indiana ha concluso le indagini sui due marò che sono trattenuti ormai da 2 anni in India con l'accusa di aver ucciso dei pescatori e ha ipotizzato addirittura la possibilità che vengano condannati alla pena di morte. Poi il ministero indiano ovviamente ha smentito, anche la Farnesina ha detto che non corrisponde al vero, ma insomma il timore esiste. Di questo, ma anche della situazione politica del governo e di Berlusconi, parliamo con Pier Ferdinando Casini, che oltre che esponente dell'UDC è anche presidente della Commissione Esteri del Senato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che notizie ha della questione che riguarda i due marò? Perché qui le voci, insomma, si rincorrono. Sì, le voci si rincorrono, ma credo che dobbiamo mantenere la calma. Seguiti costantemente, nessuno si è dimenticato di loro, ogni speculazione su questo è inammissibile, non credo che ci sia assolutamente il rischio che viene paventato, peraltro queste sono notizie di stampa che non hanno alcun fondamento, come hanno ribadito anche i portavoce del governo indiano. Certo, per noi è una ferita enorme e io le devo dire la verità, direttore, finché i marò sono in India bisogna fare veramente fronte comune per riportarli a casa. Il giorno dopo si dovrà aprire il capitolo delle responsabilità, perché questa vicenda è stata condotta coi piedi, ma non certo da chi si è trovato la patata bollente oggi. Ci sono responsabilità pregresse che andranno accertate, ma il giorno dopo, non il giorno prima. Ma secondo lei una soluzione potrebbe arrivare a breve o c'è tempo, bisogna aspettare ancora parecchio tempo? Il fatto che ci sia stata la possibilità per gli altri marò di deporre presso la sede dell'ambasciata indiana a Roma fa pensare che ci sia ragionevolezza e che lo spiraglio, come ha detto De Mistura in commissione esteri, si sia aperto concretamente. Noi lavoriamo per questo. Il Casini ha visto questa decisione del capo dello Stato di rimandare il Presidente del Consiglio in Parlamento, insomma, a rivedere la nuova maggioranza. Che succederà? È una decisione corretta, come sempre il Capo dello Stato ha avuto grande sensibilità, era giusta la richiesta da parte di Forza Italia, è giusto che ci sia una verifica in Parlamento perché la chiarezza serve, la confusione in casi come questi è perniciosa per tutti. Ma si farà un rimpasto anche? Rimpasti, guardi, non servono né verifiche vecchio campo né rimpasti e francamente le richieste di posti di sottosegretari appaiono surreali, il peggio della vecchia politica. L'Italia non ha bisogno di nuovi sottosegretari, di nuovi, ma di soluzioni ai problemi della gente, di posti di lavoro, di meno tasse. La maggioranza deve adesso lavorare, gli alibi sono finiti, in questi mesi ci sono stati contrasti alimentati da forze di maggioranza che hanno un po' paralizzato il governo, oggi è più coeso, ma non parliamo per favore di posti, di rimpasti, di sottosegretari, perché vorrebbe dire che siamo fuori dalla realtà, che viviamo sulla Luna. Ma anche lo schieramento con cui lei si era candidato, Scelta Civica, però qualche cosa sembrava volere da questo punto di vista, o no? Ma spero di essermi sbagliato ad ascoltare qualche dichiarazione, forse ero io sopra pensiero, perché se fossero vere sarebbero veramente surreali. Ma è finito il progetto del Grande Centro? Ma guardi, c'è stata una campagna elettorale in cui purtroppo non è stato il terzo polo a decretare la fine del bipolarismo, è stato Grillo. Oggi c'è una gigantesca ristrutturazione della politica italiana, il movimento tellurico è incominciato, non so dove finirà. Una cosa è certa, bisogna che si faccia chiarezza su alcuni punti fondamentali. Prima di tutto, per battere il populismo antieuropeo bisogna con chiarezza, durante la campagna elettorale europea dell'anno prossimo, dire che questa direzione di marcia euro-tedesca non ci porta da nessuna parte. Fare una grande battaglia in sede europea per cambiare la politica dell'Unione, perché questo è l'unico modo per risintonizzarci coi cittadini. Una politica come quella di oggi, che guarda al rigore dei conti pubblici, come è giusto, infatti noi abbiamo fatto sacrifici, ma a null'altro, non agli investimenti, non all'occupazione giovanile, non alla creazione di nuovi posti di lavoro, io temo che porterà solo acqua
al mulino della antipolitica e del populismo antieuropeo. Per cui questo è un primo punto. Il secondo punto è naturalmente collegato a questo. C'è bisogno di continuare in un'opera molto dura. Il capo del governo, ad esempio, ha parlato di cuneo fiscale. Io sono d'accordo con lui. Cuneo fiscale deve drasticamente abbassare, ma non simbolicamente, drasticamente. E le risorse dello spending review, delle privatizzazioni, della lotta all'evasione fiscale, deve servire in parte per abbassare drasticamente le tasse sul lavoro, per le imprese che sono asfissiate e per i lavoratori, anche perché se vogliamo sperare che l'economia riprenda, qualcuno dovrà cominciare anche a rispendere soldi, ma se non ce ne sono. Casini, lei durante il dibattito sulla decadenza di Silvio Berlusconi aveva suggerito di rinviare, anzi di attendere, il pronunciamento della Consulta, però lo ha detto proprio ormai quasi a voto iniziato, insomma, forse si poteva dire prima, è sembrata come l'ultima scusa, e poi dopo lei ha votato a favore della decadenza. Non è un po' ipocrita? No, io credo che sia stato molto corretto. Io ho posto il problema quando si è discusso al Senato, non so quando si doveva porre il problema. L'ho posto nell'aula del Senato, era l'unica strada seria per cercare di svelenire la situazione, attendere l'interdizione dai pubblici uffici di Berlusconi che scattava con la sua cancellazione dalle liste elettorali. Era una strada concreta, perché la strada di pensare che tutto potesse continuare così come solo con una politica dei rinvii era semplicemente ridicola, per cui io ho identificato una strada. Peraltro questa strada è stata identificata dopo che c'è stata la concessione di un voto palese che a mio parere è stata impropria, e dopo il mancato interpello della Corte Costituzionale, come pure illustrissimi giuristi della sinistra avevano ipotizzato, per cui è stato un percorso molto lineare. Certo, in zona Cesarini, ma il giorno in cui si è posto il problema in aula al Senato, non so quando si doveva porre il problema. I problemi istituzionali non si pongono sui giornali, si pongono nell'aula del Parlamento. Casini, abbiamo pochi istanti, ma Berlusconi è uscito dal Parlamento, ma è uscito di scena anche dalla politica, secondo lei? Bah, io penso di no, perché la pellaccia di Berlusconi la conosco bene. Non credo che si rassegnerà, e dal suo punto di vista penso che condurrà la battaglia. E poi sa, qui la fine della gente, degli uomini politici di solito li decretano gli elettori. Bene, noi ci fermiamo qui. Grazie a Pier Ferdinando Casini, che è leader dell'UDC e anche presidente della Commissione Esteri. Ci vediamo lunedì, ma tra pochi istanti, Mattino 5.